mortali nel giro di 48 ore. Un'incursione all'aeroporto di Malpensa, un cocktail nelle vene di sedativi e cannabis e infine quello schianto in autostrada a una velocità di circa 150 km orari. Come tasselli di un puzzle, gli inquirenti stanno ricostruendo le ultime ore dell'automobilista italo-marocchino di 39 anni che la notte fra venerdì e sabato scorso ha travolto con la sua auto, dopo una folle corsa in autostrada, la vettura con a bordo le due amiche Laura Amato e Claudia Turconi, mentre erano ferme al casello di Milano Ghisolfa. Loro, due mamme di 54 e 59 anni, operatrici sociosanitarie, sono morte tragicamente sul colpo. Lui è stato trasportato quella notte stessa all'ospedale San Carlo di Milano con ferite non gravi, dove è tuttora ricoverato, indagato a piede libero per omicidio colposo plurimo. A quanto si apprende, l'uomo, professione operaio, piccoli precedenti per reati contro il patrimonio, era in cura già da molto tempo in un centro psicosociale del Piacentino, ma lo scorso anno avrebbe interrotto le terapie. La tragica cronologia dei fatti parte da Pontenuro, Piacenza, dove giovedì scorso il 39enne ha una prima crisi di nervi. La moglie gli avrebbe suggerito di andare all'ospedale di Piacenza per farsi prescrivere dei farmaci, dove però non risulta un suo ricovero. Di lui si perdono le tracce. Venerdì si presenta all'aeroporto di Malpensa, intenzionato a prendere un volo con destinazione Marocco. Gli operatori, spaventati dalle sue condizioni alterate, chiamano un'ambulanza e viene portato all'ospedale di Gallarate, ma anche da lì se ne sarebbe andato volontariamente poco dopo. Sarebbe stato un cugino ad accompagnarlo di nuovo all'aeroporto di Malpensa, dove il 39enne ha ripreso la sua auto e nella notte, guidando a velocità folle, dopo aver assunto benzodiazepine e cannabis, si è schiantato contro l'auto di Laura e Claudia, spezzando per sempre le loro vite.